Allora, con noi il dottor Massimo Iodice, potere e democrazia, il conflitto irriducibile. Giovedì prossimo ho un convegno promosso da lei qui a Casoria nella biblioteca comunale. Ci sarà l'ex presidente del Consiglio Civico De Mita. Perché questo convegno? Il convegno vuole essere anche un appuntamento importante per la città, soprattutto anche la presenza del presidente De Mita è una testimonianza che l'UDC è sensibile ovviamente al territorio casoriano e quindi vuole dare il suo contributo anche per le prossime elezioni amministrative. La interrompo un attimo, un convegno organizzato sotto il simbolo dell'UDC, la presenza di Giuseppe De Mita, vice segretario nazionale dell'UDC, dell'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, un modo anche per dire il nostro uomo a Casoria dell'UDC è Massimo Iodice? Il discorso dell'uomo a Casoria di Massimo Iodice, sicuramente il mio è un continuo rappresentare questo partito, perché ricordo l'elezione del 2011 quando sono stato candidato al sindaco a Casoria, l'unico partito nazionale che io volli che sostenesse la sua candidatura era l'UDC. Nel 2013 mi sono candidato alla Camera con l'UDC quando c'è stato l'elezione del governo Monti. E quindi è una appartenenza a questo partito, insomma, che è storica. Che è storica, che va avanti ormai da anni, è la mia area, è un'area culturale. Un'area allora diciamo, un convegno qui a Casoria il prossimo 10 dicembre con la presenza dell'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, insomma, che ormai ha 86 anni, non è che se ne va in giro a partecipare a tutto, significa una presenza importante e uno sottolineare sicuramente appartenenza forte a questo partito. A questo partito io comunque voglio anche precisare che oggi bisogna superare anche il discorso dell'uomo solo al comando. Io non credo in un uomo solo sia nella gestione del potere, ma anche sia la gestione di un partito. Credo che c'è bisogno dell'aiuto di tutti affinché si ritorni ad avere un'area moderata che potesse rappresentare e essere interlocutore importante in questa città. Quindi anzi io mi auspico che da questo momento in poi ci sia l'unità di un'area moderata che oggi è divisa e disaggregata a livello nazionale, a livello regionale. Mi auguro, e questo sarà il mio tentativo, il mio contributo, di cercare di unificare quest'area. Allora, prossima primavera ci saranno le elezioni amministrative qui a Casoria, è inutile nascondersi dietro un ditino, insomma, l'organizzazione di un convegno a metà dicembre su un tema così importante sono anche la partenza delle manovre per le prossime elezioni, è vero? Ma sicuramente, ovviamente noi iniziamo questo da questo convegno, inizia la nostra discesa in campo come UDC, che vedrà anche organismi che si andranno a organizzare sul territorio. E ovviamente noi non è che ci affezioniamo al discorso del candidato sindaco che si sta dibattendo. Si cominciano con queste manovre. Sì, ma è perché io credo che già dall'esperienza avuta, sia come amministratore sia come candidato sindaco, importante oggi le idee, capire che cosa si vuole di questa città e che cosa si vuole fare per questa città. Quindi io mi allontano in questo momento da queste rissosità che ci sono in giro e negli altri partiti. Sottolineiamo un attimo una cosa, ricordiamo innanzitutto ai nostri web spettatori che lei tra i 5 candidati a sindaco alle scorse amministrative, lei andò al ballottaggio con il sindaco poi vincente Caffora e tra l'altro lei è stato uno dei firmatari all'ultimo scioglimento del Consiglio Comunale, che hanno visto insomma lo stop dell'amministrazione Caffora. Ma vede, lo stop dell'amministrazione Caffora, io sono stato uno dei firmatari dello scioglimento da parte o con gli altri consiglieri comunali, per me era un atto dovuto per la città, nel senso perché? Che non solo come competitor, ma al di là di tutto, sotto gli occhi di tutto, il non far nulla in questa città in questi 4 anni. Cioè Carfora è stato al governo 4 anni. Ma io credo che se lei va in giro per la città e ascolta i cittadini o guardi com'è combinata la città,
credo che era doveroso da parte mia chiudere questa esperienza, anzi secondo me si doveva chiudere ancora prima questa esperienza. Purtroppo i numeri una volta o l'altra non siamo riusciti a raggiungere. Lei si ricorda, che è un attento osservatore, che c'è stato anche dopo sei mesi dalla sua elezione quasi, c'è stato un tentativo che qualcuno dell'opposizione non è ovviamente andato a soccorrere il sindaco Carfora. Credo che poi la gestione di Carfora, proprio andando nell'acquisire consiglieri di volta in volta, l'ha portato ovviamente alla deriva, sia sotto l'aspetto amministrativo ma anche sotto l'aspetto politico. Cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime amministrative? Quali saranno le coalizioni in campo? Abbiamo visto, insomma, c'è da sottolineare anche che c'è un Partito Democratico un po' rissoso, no? Il nostro auspicio, ma sicuramente il nostro tentativo come partito, come UDC, sarà quello di dare qualche idea in più e soprattutto a cercare di evitare qualche rissa, perché quello che sicuramente Casoria non ha bisogno è questa conflittualità. La gente è stanca di vedere queste beghe all'interno dei partiti, vuole sicuramente delle proposte, vuole competenza, perché oggi amministrare una città come Casoria, allo stato in cui si trova, bisogna ripartire da capo. Ovviamente questi 4 anni purtroppo c'è stato, come devo dire, un vuoto in questi 4 anni, che si è persa un'opportunità, ma non lo dico lo dico anche con modestia, ma purtroppo si è persa un'opportunità, perché c'erano idee, c'erano proposte che potevano essere messe in campo, che potevano aiutare questa città a sollevarsi. Allora, 4-5 anni fa, la situazione nel centro-sinistra con il Partito Democratico era spostata un po' più a sinistra, no? C'erano gli alleati di SEL e altri partiti di sinistra. Oggi l'asse si è spostata un poco più al centro, sia qui in Regione Campania, dove l'UDC governa con il Partito Democratico e hanno sostenuto insieme l'elezione di De Luca, sia a livello nazionale, dove il Partito Democratico con l'UDC è al governo. No. Qui a Casoria quindi significa che mentre eravate diciamo competitor alle scorse elezioni, oggi state insieme e farete un percorso comune? Guardi, anche qui a Casoria. Sicuramente Casoria è una città di circa 100.000 abitanti, la quarta in Campania, quindi ha l'influenza politica del livello nazionale, va registrato e va detto che l'avvento di Renzi al governo nazionale ha portato a uno sdoganamento, tra virgolette, di un Partito Democratico più spostato a sinistra. Quindi vediamo che si è formato anche a livello nazionale una parte del Partito Democratico, è uscito formando Sinistra Italiana. Quindi questo significa che c'è stesso all'interno del Partito Democratico un cambiamento, un modus operandi che porta verso un'area più moderata, quindi di creare un partito riformista moderato a livello europeo. Sicuramente l'UDC guarda con attenzione ed è anche in coerenza rispetto, che credo che la gente deve, oggi è importante dimostrare la coerenza ai cittadini. Se uno governa a livello nazionale e governa a livello regionale, non può non governare anche a livello locale, perché ci deve essere una coerenza negli atteggiamenti dei partiti, altrimenti veramente diventa sempre un misto fritto che la gente non ti segue. Alle regionali il Movimento 5 Stelle ha avuto un grosso successo. Pensa che alle prossime amministrative questo accadrà o le amministrative sono un discorso diverso? Io credo che a Casoria sicuramente il Movimento 5 Stelle farà un'ottima figura. Da qui a dire se ovviamente riuscirà a entrare a far parte, non lo so, se si va in ballottaggio oppure a vincere in una città come Casoria, che è un po' più complessa, più grande, ho delle perplessità. Però io credo, per come si sono mossi in questi anni, come si stanno muovendo, io credo che faranno un'ottima figura. E quindi qual è il suo auspicio? Cosa vuole comunicare ai suoi alleati dei partiti? Il mio auspicio è quello che si possa trovare una piattaforma comune, una coalizione comune fatta soprattutto di idee e poi di uomini. Cioè, nel senso che bisogna mettere in campo proposte serie di competenza all'interno di questa coalizione, e che sicuramente da questo, se si parte da questo, riusciremo a trovare la sintesi di chi dovrà guidare queste idee e queste proposte.
In chiusura, vogliamo ricordare ancora questo convegno che ci sarà il prossimo giovedì? Sì, il 10 dicembre alle ore 17.30 in Biblioteca Comunale. Potere e democrazia, il conflitto irriducibile, dove presenzierà, come lei ha ricordato all'inizio, il presidente Ciriaco De Mita, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il professor Giovanni Verde, e poi ci saranno gli esponenti regionali e provinciali nel nome di Giuseppe De Mita e di Biagio Agolano.